Ciao ragazzi, sono Super Seva e festeggiamoci questa prima vittoria a Euro 2020. Buona la prima, ma non ci esaltiamo troppo perché questo è solo l'inizio. Ragazzi, comunque, si sapeva che l'Italia avrebbe battuto la Turchia all'esordio ad Euro 2020. Benissimo comunque l'atmosfera dello stadio di Roma a parte la cerimonia di apertura, che quella lì è stato un bellissimo spettacolo con l'inno e Andrea Bocelli che cantava, veramente è stato un grandissimo spettacolo. E poi andiamo a parlare della partita. Primo tempo bloccato, che eravamo inchiodati sullo 0-0, a parte il rigore non dato a noi, che se fosse perché se lo dava a noi potevamo meritarci qualcosa. Comunque, per quanto riguarda il primo tempo, Chiellini ha avuto un'occasione sul calcio d'angolo da saltare di testa. Poi nel secondo tempo è successo esattamente questo: su 1-0 dell'Italia, autogol di Demiral. Porca miseria, Demiral ha fatto un erroraccio in difesa. E poi sul 2-0 ha segnato Ciro Immobile, che tra l'altro l'avevo fatto segnare ieri sera nel pronostico, che io avevo fatto appunto doppietta. E poi per quanto riguarda il 3-0, e sì, con il gran tiro a giro di Lorenzo Insigne, veramente perfetto, perché quando lui gioca con Napoli, Lorenzo Insigne con il tiro a giro non li sbaglia mai. È per questo che è uno dei pilastri importanti di questa Italia. Insigne e se è un giocatore importante, con i tiri a giro non li sbaglia mai. Ma comunque, cominciamo bene. Siamo partiti alla grande ad Euro 2020 e questa volta abbiamo fatto un buon esordio. E buona la prima, ma non ci esaltiamo comunque. Ma non ci esaltiamo perché adesso siamo solo all'inizio. Ragazzi, comunque, accontentiamoci della vittoria. Grandi ragazzi, sempre forza azzurri. E comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, commentare.